Di selezione in selezione si è giunti infine alle fasi conclusive delle grandi manovre nazionali del fascino. Giungono dal mare le aspiranti al titolo di più bella di Sicilia. Imparzialmente i fotografi han pellicola per tutte e per tutte la folla un applauso di incoraggiamento. A sera, nel più elegante locale di Mondello, la spiaggia di Palermo, l'ultima passerella prima del verdetto. Arduo decidere tra tanti seducenti argomenti. Passa a Doris Di Lorenzo, nel suo sorriso il presagio della vittoria. E a lei infatti la palma del trionfo. Ha 22 anni. È nata a Palermo ma vive a Roma. Quasi a smentire le convenzioni sulla bellezza siciliana, è di un castano tendente al biondo. 5 milioni di siciliani saranno in spirito a Pescara per sostenerla nell'ultima ardua prova per il titolo nazionale. Nomi cari al grosso pubblico, quali Nilla Pizzi, Lorella De Luca e Luisa Rivelli nella giuria romana, cui è demandato il compito di scegliere la rappresentante laziale per la finalissima di Pescara. Batte il cuore per l'emozione a queste fanciulle. Ognuna di loro sogna di poter compiere stasera il primo passo sulla strada dorata della celebrità. Per le escluse il verdetto fa amarezza. Vertigine di esultanza invece per Maria Teresa Vianello. Un nome, e noi glielo auguriamo, che potrà anche diventare famoso. Non bada certo alla linea la sovietica Tyshkevich, che lanciando il peso a 17 metri e 42 centimetri conquista preziosi punti alla sua squadra nell'incontro di atletica Russia-Inghilterra che si svolge a Londra. Rivincita britannica negli 800 metri, Diane Leader si limita a controllare l'azione delle sue avversarie, le moscovite Yermolayeva e Oktalenko, nel primo giro di pista, prendendo quindi decisamente l'iniziativa. Ai 700 metri più nulla da fare per le atlete d'oltre cortina. Cielo basso e uggioso già autunnale a Duisburg sul Reno, dove si svolgono i campionati europei di canottaggio. Ma la tetraggine atmosferica non vale a smorzare l'ardore agonistico delle vogatrici, che si contendono il titolo continentale del 4 con timoniere. Imbattibili tuttavia le sovietiche, che si impongono su Romania e Germania nel tempo di 3 primi e 33 secondi. Molto più combattuta e incerta la finale dell'otto. Le tedesche, in divisa bianca, cercano di cogliere di sorpresa le più agguerrite rivali e impongono sin dalla partenza un ritmo bruciante. Il folto pubblico sostiene a viva voce le atlete di casa. Addirittura frenetico l'incitamento dei fidanzati che sono presenti al gran completo. Ma la metodica azione delle sovietiche finisce col prevalere. Le tedesche, provatissime, cedono di schianto e si lasciano superare anche dalla Romania. Il tiro con l'arco a cavallo, che va di moda in California, presuppone tre condizioni indispensabili, e cioè un cavallo, un arco e molto tempo libero. Questo spiega perché a tale disciplina sportiva si dedichino con particolare entusiasmo, seppure con mediocre successo in fatto di precisione, le ricche ereditiere della costa americana del Pacifico. Molto più facile per queste ragazze, a giudicare dagli sconsolanti risultati, far centro con ben altre armi nei cuori maschili,